mio piccolo sta annegando. Mamma! 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 Piccolo mio, non preoccuparti. Adesso arriva la mamma. Viene a salvarti. Mamma, qui mamma! Vai, arriva. Salvati. Mamma è qui. Oh, no. Oh, non sono cane. Come farò adesso? Aiuto. Aiuto. No, mamma. 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 Cavoli, ma cosa mi è saltato in mente? Io che soffro sempre di vertigini. Andare proprio qui sopra. Oh, porco cane. Ok, devo stare veramente attento a non cadere adesso, perché se cado da qui... Ehi, Piggy! Tranquillo, stiamo salendo. Ragazzi, cosa mi è saltato in mente quella volta? Veramente, per uno come me che soffre di vertigini, essere a questa altezza! Guardate, vedo la casa di Piggy di lì, la casa di mio padre... E quello cos'è? Guardate là in fondo! Dovremmo esplorarlo prima o poi. Dai, Piggy, seguimi. Ah, veramente, è bello avere un amico che mi fa compagnia. Vi ricordate nella vecchia Minecraft Hardcore? Ero quasi sempre solo. Almeno adesso abbiamo Piggy, no? Comunque, salve la gente, qui Gabby e ben ritornati ad un nuovo episodio di Minecraft Hardcore! Ah, stiamo salendo questa montagna. Montagna, io la chiamo montagna. Cosa potremmo chiamarla alla fine, ragazzi? Una sorta di seme troppo cresciuto. Ecco come potremmo chiamarlo. Bene, è felice Piggy di fare questa scalata. Dai, che magari diventi meno ciccione, dato che tu stai attento, perché i macellai, quando diventi troppo grasso, poi gli viene un certo languorino in bocca. Lavora, Piggy! Sto scherzando. Sembro crudele, ma io e Piggy siamo dei buoni amici. Molto di più di quanto voi crediate. Siamo quasi arrivati in cima, dai. Ho sempre desiderato vedere cosa c'è dentro le nuvole, ragazzi. E credo che ora ci siamo. Possiamo finalmente sentire quanto morbidi e soffici sono. Quando ci passi con l'aereo non puoi sentire un bel niente. Mentre qui... Oh, questa strana nebbiolina. Sono rinfrescanti, soprattutto con 40 gradi. Ah, ok. Credo che stiamo raggiungendo una nuova dimensione. Wow, ragazzi, non ci posso credere! Si dice che il paradiso sia un luogo pieno di nuvole con angioli... Beh, dai, Piggy non è proprio un angioletto. Attento a non cadere, perché qua siamo veramente alti da terra. Comunque, dobbiamo proseguire il nostro viaggio e credo che dobbiamo salire su questa sorta di isola fluttuante. Oh, santo cielo, e quello cos'è? Sembra un castello in mezzo ai boschi. Ok, ragazzi, d'ora in poi, attenzione. Ho paura di questi posti, è una dimensione totalmente estranea. Cioè, le prime due puntate di Minecraft Hardcore possiamo dire e già abbiamo visitato due dimensioni. Per favore, bastami i creeps però, ne ho già avuto abbastanza. Vediamo, ok, questo tavolo è un po' troppo grande per i miei gusti. C'è nessuno? Oh, credo di averlo visto! Credo che il gigante non ci abbia notati, adesso è tornato indietro, forse... Oh, ok! Non lo so, credo che lui non sappia ancora che siamo qua, perché sapete, lui siccome è molto alto fa fatica a vederci. Piggy, rimani qua, mi raccomando. Vediamo che possiamo fare. Ehi! Oh, Piggy! Che succede là? Cosa mi dovevi dire? Piggy, che fai? Maledetto, torna indietro, che se quello ti vede siamo morti. Ok. Allora, io ragazzi per ora esco dal giardino. Andiamo a visitare i tuoi fratellini. Guarda, Piggy! Vieni qua, fai la conoscenza di questi maialini. Anzi, fai una cosa, Piggy. Per favore, chiudi gli occhi che adesso io devo fare una cosa. Ah, dai, perché mi guardi così? Lo sai, noi siamo amici. Con te non lo farai mai, però siccome mi serve della carne in più, mi tocca. Quindi questa è una specie di... Oh! Hai visto, Piggy? Una chest. Apriamo. Ah! Che sta roba? Piggy, aiutami! Adesso spawn un Missix. Missix, mi potete aiutare? Yes, sir. Ti ho detto di aiutarmi, Micrips, che fai? Non mi stanno cagando. Ok, ragazzi, io provo ad uccidere sta sorta di bestia. È un creeper cassa. Per fortuna non sembra esplodere. Quindi basterà ucciderlo. Ottimo! Ci ha dato due chest. Beh, non male. Ora che ci siamo procurati un po' di cose, proviamo ad affrontare questo gigante. Oppure non affrontarlo affatto. Che dici? Se lo attacco e poi scappiamo, possiamo far così... Oppure andare... No, mi ha visto e fa male! Fa male! Sembra veramente troppo forte. Ho preso dei blocchi di nuvole, se li mettessi qua lo rallento? Vediamo che succede. Ehi! Oh, non puoi attraversare i blocchi di nuvola! Ah, oh, vedi? Sono troppo sopraffini per te.
Ottimo, ragazzi. Vediamo cosa ha nelle ceste. Ah, avevi anche un bel po' di frecce? Non sarai monocchio come Polifemo, ma posso comunque fartici diventare, eh? Che succede, piccolo gigante? Oh, non ti piace che ti chiamo piccolo? Oh, che hai? La testa fra le nuvole? Ah, ok, ogni tanto ti svegli. Vabbè. Sì! Cavolo, sì! Guardate cosa mi ha droppato! Vediamo un po'. Mi ha droppato 64 blocchi di nuvole. Non so cosa ci potremo fare, ma sicuramente troverò un'utilità. E anche un disco di musica. Questo lo puoi tenere te, Piggy. Vediamo un po' che nascondeva magari ai piani di sopra. Oh, che è sto rumore? C'è qualcuno qui! Ehi! Ah! Ok, 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 forse, forse... Ma porca vacca, ma tutti qua che mi fate male! Piggy, dammi una mano! Piggy, dammi una mano! Piggy, perché... Ma Piggy, perché l'annusi? Non devi annusarla! Ma allora è vera la leggenda! Guarda qua, Piggy! Guarda cosa ho ottenuto! Hai idea di cosa possa essere sta roba? È sicuramente un uovo d'oro. E questa cosa può valere una fortuna nei mercati clandestini con i villagers. Ma per il resto dobbiamo scoprire a cosa serve. Magari se lo metto a covare ci dà qualcosa. Magari ci dà uno stormo di gabbiani. Sarebbe bellissimo. Ma non so. A questo punto, ragazzi, quello che devo fare è tornare a casa. Io mi butto! E provo a ripensare quanto alti eravamo un attimino fa. Mi salgono le vertigini. Il problema è che siamo ancora in alto e adesso dobbiamo scendere per bene e senza farci male. Non voglio nemmeno farti la barzelletta. Cosa fa un maiale quando cade dal terzo piano? Speck! Scusami, Piggy. Ho una vena un po'... Ho un dark humor, ecco. Quello che ho io è un dark humor. Comunque siamo quasi tornati. Ecco, questo è ciò che rimane del tetto della chiesa da dove siamo spuntati. E tra un po' saremo... Meglio che mangio prima di morire in hardcore. Ok, ok. Perfetto! Ragazzi, siamo tornati praticamente a... Scusatemi, non volevo disturbarvi. Ah... Noto che avete qualche problema. Sì, scusatemi, siccome qua è pieno di coccodrilli, mi sono chiuso dentro. Se vi spostate, potrei darvi una mano. Ok, ragazzi, mamma mia, ci penso io ad aiutare sti villagers. Ok? Olla! Ragazzi, siete liberi. No, non dovete pagarmi. Tranquilli, va tutto. No, non avete visto. Aiuto! Cavolo, per un attimo ho fatto apparire l'uovo d'oro e volevano rubarmelo. Ne sono sicuro. No, non l'avrete. Non l'avrà nessuno. Questo uovo è il mio tesoro, ragazzi. Il mio tesoro rimarrà con me. Non voglio che nessuno scopra che ho un uovo che chissà quanto vale. Né le galline, né... interessante sta caverna. Mi servono risorse. Ragazzi, quasi quasi dopo ci torniamo. Ok, oh, un piccolo di coccodrillo. Ora sono così. Poi avete visto, quando diventano grandi diventano veramente insopportabili. Cioè, noi eravamo lì sopra prima. Assurdo. È stata proprio una bella avventura, devo dire. E ci siamo trovati nell'inventario con un paio di blocchi di nuvola. Noi non abbiamo una casa ancora. E che ne dite? Se magari attraverso questi blocchi, dato che non voglio sempre stare nella stanzetta di mio padre, che per ora poi lui è anche lì dentro chiuso e me la sta rubando, e se noi nel frattempo ci facessimo un piccolo spazio per noi al sicuro, appunto, sulle nuvole? Lo so, lo so, lo so, Piggy, che non hai le idee chiare, ma vedi, funziona! La casa sulle nuvole sembra... che stia andando. Ah, io lo so, Piggy sta impazzendo per raggiungermi. Piggy, è inutile che usi le tue tecniche di salto. Ok, va bene, ce l'hai fatta. Non so come tu abbia queste abilità, ma devi insegnarmele un giorno. Il mio maiale sa volare, ragazzi. Ne scopri sempre una nuova. Faremo intanto una piccola casa per noi. Un luogo, questo sarà la mia piccola stanza quando non so cosa fare, quando sono depresso e ho bisogno di lacrimare. Sì, anche i cubi piangono. Io andrò qui sulle mie nuvole, mi costruisco sta casetta e mi metto a piangere qui. È il mio luogo eremitico. Sì, una cosa del genere, mi metto qua e trascendo. Tutti abbiamo bisogno di trascendere ogni tanto, ok? Quindi non giudicatemi. Comunque facciamola un po', abbelliamola e rendiamola sempre più una nuvola, no? Ok, bene. Credo che ci abbiamo una base
non posso dire solida, ma una base per costruire una casa. Uno dei miei sogni proibiti di farmi una casa sulle nuvole sta per essere soddisfatto, eh? E niente problema di terremoti o tsunami qui sopra. Vedete? Ah, non credo ci sia niente di più sicuro. Sì, le aquile, giusto. Potrebbero arrivare delle aquile rapaci e fare dei casini. Oppure fare il nido sulla mia casa. Però dai, è una cosa rara, credo, spero. Se no mi devo trasferire veramente in un'isola deserta. Ma secondo la legge di Murphy nemmeno là sarò felice. Qua, qua, adesso qua mettiamo un crafting table, perfetto. Ah, si può dire che abbiamo un panorama mozzafiato, qua Piggy? Ho completato un po' la casa, ho anche fatto una piccola soffitta qui sopra dove potremmo metterci, che ne so, magari una chest, più di una chest, tutte qua attorno come una specie di piccolo magazzino. Che ne dite, ragazzi? Ottimo! Ora però c'è un problema. Come scendere e salire velocemente da qui? È brutto creare una scala, non è più una casa sulle nuvole super sicura. Io voglio arrivarci in modo che nessuno però possa arrivare con me. E allora sapete cosa potrebbe tornarci utile? Allora, proviamo ragazzi. Creiamo un portale qua e lo chiamiamo Casa Nuvole. Ok. In teoria l'ho creato. Ottimo! Ok, proviamo. Vai! Ok, si è creato! Sì, funziona ragazzi! Quindi solo io che ho quest'arma, questa porta, il gun, posso entrare nella mia casa. E questo ci rende molto più sicuri. E allora qua andrò a mettere tutte le nuvole che abbiamo trovato, i materiali in più, un po' di TNT e tutte le cose più importanti. Ma l'uomo no! Ora voglio andare lì. Vi ricordate quando eravamo lì sopra? Avevamo visto qualcosa di strano. Voglio vedere che cos'è. Ah, devo sbrigarmi a trovare una casa e a fare qualcosa perché sto finendo il pane. Non posso sempre contare su mio padre, ok? Ah, spero che qua troverò qualcosa. Ah, guardate qua! Operai? Un altro Piggy? Cosa stanno facendo? Sembra che stiano costruendo una città qua. Ok, devo andare a vedere ragazzi, voglio proprio vedere che sta succedendo in questo posto. Questa è zona di mio padre. Perché state costruendo? Chi vi ha dato il permesso? Cosa? Vecchio saggio? Steve! Adesso dovete spiegarmi perché cavolo... Che succede? Ah, è così! Ragazzi, ora è tutto più chiaro. Questa casa che stanno costruendo questi operai in realtà è per Steve, il vecchio saggio, e indovinate chi? Non Piggy, ma anche Piggy, magari in futuro. Solo che c'è un problema. Ora si trovano senza materiali i nostri amici operai e qui tocca a noi entrare in campo. Abbiamo bisogno, ovviamente, noi di aiutarli a costruire la casa. Non possono fare tutto loro. Anche perché io so come la vorrei. E loro hanno... sono sorpresi. Sì, sì, loro lo sanno che la nostra vecchia casa della vecchia stagione era molto bella. Quindi spetta di nuovo a noi completare un po' questo lavoro. Ma fortunatamente questa volta potremo farci aiutare. Venite, dove siete? Eccoli qua, dai miei amici Mysix. Loro possono costruirci una casa, aiutarci a fare le mura e a velocizzare alcuni lavori tediosi. Solo che ci serve cobblestone, ferro e tutti gli altri materiali. E allora come concludere questa puntata? Ovviamente, andando in caverna. Già, non è proprio un luogo fantastico per iniziare a scavare, ma qua si trova una caverna che sembra fare caso nostro. Quindi fortunatamente c'è anche un ruscello d'acqua. Io qui con me ho delle torce che possiamo gettare per farci luce. Ecco, vai, piccola... Ah! Ok! Sono già degli scheletri! Maledetto! Brutto! Fatele via! Fatele via! Ah, morite! 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 Dannati ragni e dannati scheletri! Ah, avete rotto! Grazie! Ok, cavolo, sempre questa sensazione di pericolo. Ok, ora come i vecchi tempi. Prendiamo carbone anche se abbiamo fatto i buoni. Volevamo la cobblestone? La cobblestone ce l'abbiamo, però qua vedo che c'è veramente una grande caverna qui sotto. E altri amichetti. Buon salve a tutti. Posso farvi fuori? Grazie. Salve! Piccolo amico! Non esplodere! Quanto li odio. Quanto vi odio.
Potete esplodere e basta? Se non esplodono non sono contenti, giusto? Oh, guarda qua! Ci avviciniamo alla lava! E sapete questo cosa significa? Ma certo! Diamanti, se tutto va bene! Diamanti, cari miei! Ora aspetta che mangiucchio un po'. E... ok. Allora, ragazzi, Soul of Golden Egg. Non ho ancora provato ad utilizzarlo. Oh, guardate! Cos'è successo? Sono fuori dal corpo, ragazzi! Sono fuori... e posso scavare? Allora serve a questo, questo uovo! Quello sono io! Ma non mi riconosco! Avevo sentito in qualche esperienza premorte di gente che quando tu sei fuori dal corpo fai fatica a riconoscerti. Non è che è la stessa cosa per me? Quindi questo è l'anima di un uovo che ti permette di uscire dall'anima per pochi secondi e prendere tutto ciò che è qui intorno? Ma è utilissima sta cosa! Il problema è che il mio corpo è allo scoperto e se qualcuno dovesse uccidermi mentre sono fuori dal corpo, la mia anima rimarrà fuori per sempre! E se lo ripremo, torno indietro! Avete visto? È utilissima questa cosa! Ad esempio, voglio vedere cosa c'è là? Mollo e ora sono un'anima! E possiamo controllare se ci sono diamanti senza il rischio di morire qua in mezzo alla lava. Ma ragazzi, purtroppo per ora dobbiamo metterci con il cuore in pace perché la spedizione sta diventando pericolosa senza torce. È meglio che torno indietro. Anzi, sapete dove vado? Da mio padre. Devo interrogarlo. Credo che mio padre ormai si sia stancato di stare dentro quella stanzetta. Adesso andiamo un po' ad interrogarlo noi. Devo ancora capire chi è questa vecchia, cosa sta succedendo. Potrei anche fargli uno scherzetto con questo uovo. Tipo iniziare lì a distruggere tutta la cameretta. Sarebbe un ottimo modo di torturarlo senza esagerare. Che ne dite? Oh, non vedo l'ora. Bene. Papà, sono tornato a casa. Paparino? Che facciamo? Ok, ora apro la porta, ma mi raccomando non uscire. Sono arrivato e... no! Papà! Mi dispiace. Cosa? Piggy, hai visto anche tu? Si è buttato... porca vacca! Deve aver trovato qualcosa per sfuggire. Come ha fatto? Mi dispiace, Gabby, ma non posso rimanere qui. La faccenda è più seria di quanto pensi. Me ne devo andare. Wow!